Hello Freaks! Questa è la storia di Pazuzu Algarad, l'uomo che ha trasformato il suo rifugio in una casa degli orrori. All'interno, le pareti erano coperte di sangue, carcasse di animali sparse sul pavimento e un odore di decomposizione impregnava ogni stanza. Rituali oscuri e atti di pura malvagità erano all'ordine del giorno, e mentre fuori tutto sembrava normale, all'interno si nascondeva un incubo che Clemmons, in North Carolina, non avrebbe mai dimenticato. Ma che cosa è successo realmente? Beh, se volete scoprirlo insieme a me, spegnete le luci, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e iniziamo! John Alexander Lawson nasce il 12 agosto del 1978 a San Francisco, in California. Da bambino la sua vita sembra piuttosto ordinaria. Infatti cresce in una famiglia che non si distingue particolarmente. Vive insieme a sua madre, Cynthia Lawson, e suo padre, Timothy Lawson, che è presente soltanto nei suoi primi anni di vita. Le cose però cambiano radicalmente quando nel 1990 i suoi genitori decidono di divorziare. John ha solo 12 anni e questo evento segna una svolta importante nella sua vita. Dopo la separazione, infatti, John e sua madre si trasferiscono a Clemmons, una piccola e conservatrice comunità cristiana in North Carolina. Questo spostamento non è facile per John. Da subito inizia a sentirsi fuori posto in questa cittadina fortemente legata alla religione e la sua estraneità diventa sempre più evidente. Da bambino sua madre lo descrive come un ragazzo felice, socievole, che gioca a baseball e a football, come tutti gli altri bambini della sua età. Tuttavia, con il passare del tempo, qualcosa in lui cambia. Durante l'adolescenza, John comincia ad isolarsi. Si allontana dagli amici e diventa sempre più introverso. I compagni di scuola lo trovano abbastanza strano, una figura ai margini della loro realtà. A casa, la sua trasformazione è ancora più evidente. Quando Cynthia si risposa, John sembra non accettare bene questo cambiamento. Il suo comportamento diventa sempre, sempre più problematico. Inizia così a sperimentare alcol e droghe in età molto giovane, comportamenti che preoccupano seriamente chi gli sta intorno. Ma forse l'aspetto ancora più inquietante della sua adolescenza è il trattamento che ha verso gli animali. John sviluppa una crudeltà sconvolgente verso di loro, un segnale chiaro che qualcosa di molto più profondo sta accadendo all'interno della sua mente. Sua madre prova a intervenire e infatti cerca aiuto psichiatrico, cerca uno psichiatra per John. I medici lo diagnosticano con una serie di gravi disturbi mentali, tra cui schizofrenia, agorafobia e tendenze psicotiche. Ma nonostante tutte queste diagnosi e i tentativi di cura, la situazione peggiora. Il costo dei trattamenti diventa sempre più alto e senza cure continue, John inizia a sprofondare in una spirale di isolamento e di follia. La comunità intera nel frattempo non sa come gestire un ragazzo speciale come John. Gli insegnanti iniziano a descriverlo come problematico e spesso molto assente, mentre i compagni di scuola iniziano a chiamarlo con un soprannome sinistro, Diablo. Questo nome, Diablo, sembra essere il primo passo verso l'identità oscura che John abbraccerà completamente negli anni a venire. Oramai, la sua vita è segnata da comportamenti sempre più disturbanti che lo isolano ancora di più dalla realtà. In questo periodo cruciale, John Lawson inizia a distanziarsi completamente dalla persona che era da bambino. L'innocente ragazzo che giocava nei campi da baseball oramai non esiste più.
sostituito da una figura tormentata e in conflitto con il mondo intorno a lui. Le radici del male che verrà sono oramai ben impiantate nella sua mente e nessuno, né la sua famiglia né la comunità, sembra in grado di fermare la sua discesa negli inferi. È il 2002 e John Alexander Lawson decide di prendere una decisione drastica, quella che segnerà per sempre la sua discesa nell'oscurità. Cambia legalmente il suo nome in Pazuzu Ilah Algarad. Non è solo un cambiamento di nome per lui, ma un chiaro segnale del suo desiderio di trasformarsi in qualcos'altro, in una figura demoniaca che incarna il male assoluto. Il nome Pazuzu, tra l'altro, non è stato scelto a caso. È un riferimento a un demone mesopotamico noto per essere il portatore di pestilenza e distruzione, reso famoso dal film horror L'Esorcista. Questo nome, legato a una figura che rappresenta il caos e il male, riflette perfettamente la nuova identità che John vuole assumere. Con questo cambiamento, John Lawson cessa di esistere. Ora è Pazuzu Algarad, un uomo che si proclama servo di forze oscure. Ma la trasformazione non è solo nel nome. Infatti Pazuzu inizia a modellare il suo corpo per incarnare l'immagine di un vero demone. Si riempie di tatuaggi caotici e satanici, coprendo il viso e gran parte del corpo con simboli che scioccano la comunità profondamente cristiana di Clemons. Ma non si limita a tatuaggi. Pazuzu decide anche di limarsi i denti fino a farli diventare appuntiti, come zanne. È un'immagine che vuole rappresentare visivamente la sua connessione con il male e anche il distacco totale dalla sua umanità. Ma questa metamorfosi non è solo estetica, ma anche comportamentale. Pazuzu smette completamente di curare la propria igiene. Sostiene che lavarsi priverebbe il suo corpo delle difese naturali e che l'igiene personale lo indebolirebbe, impedendogli di acquisire poteri soprannaturali. È un rituale perverso, una ribellione estrema contro ogni norma sociale. Secondo alcuni racconti, Pazuzu non si lavava per anni e si faceva la doccia non più di una volta all'anno e non si spazzolava mai i denti. La sua condizione mentale, già compromessa dalla schizofrenia e psicosi non trattate, lo porta a credere di avere poteri soprannaturali. Pazuzu racconta a chiunque lo ascolti che è in grado di controllare il tempo atmosferico, affermando di poter evocare tempeste o di cambiare il clima a suo piacimento. Tutte queste informazioni, probabilmente frutto delle sue paranoie e deliri, alimentano il personaggio che ha creato e lo rendono una figura temuta da tutti. Ma la sua trasformazione non si ferma qui. Pazuzu si immerge in un miscuglio di credenze che combinano satanismo, occultismo e una versione completamente distorta dell'Islam, una religione di cui non sa molto, tra l'altro, ma che manipola per creare un sistema di credenze che lo separa completamente dalla realtà intorno a lui. La sua casa diventa il suo regno, il centro del caos che alimenta. Con questa nuova identità, Pazuzu si circonda di individui emarginati come lui. Li attrae con il suo carisma oscuro e la sua ribellione contro le norme della società. Pazuzu non cerca semplicemente di isolarsi. Vuole creare un culto personale, un mondo dove lui è al centro di tutto. La sua casa diventa quindi un rifugio per coloro che, come lui, si sentono rifiutati dalla comunità. Lui si presenta come il leader di un mondo privo di regole, dove la decenza e la moralità in realtà non esistono. La sua vita è ora dedicata al caos, all'anarchia e al respingere ogni limite sociale. A prima vista, la casa al 2749 Nob Hill Drive sembra una normale abitazione di periferia. Inserita in un tranquillo quartiere, in realtà non dà l'impressione di essere il centro di qualcosa di oscuro e inquietante. Ma una volta oltrepassata la soglia, l'aspetto esteriore svanisce e ci si immerge in un vero e proprio incubo. Quella che diventa nota come la casa degli orrori di Pazuzu Algarad è molto più di una semplice abitazione trascurata. È il rifugio della follia e della depravazione. La casa riflette il disprezzo totale di Pazuzu per l'ordine, l'igiene e la vita stessa.
All'interno delle sue mura, tutto ciò che riguarda la decenza umana scompare, sostituito dal caos, sporcizia e atti indicibili. I pavimenti sono coperti da strati di immondizia, bottiglie vuote, strumenti per droghe e soprattutto da carcasse di animali in decomposizione. L'odore, descritto come insopportabile e acre, pervade ogni stanza, mescolandosi nell'aria densa di sudiciume. Pentagrammi e simboli satanici sono disegnati sui muri, mentre sangue, sia animale che umano, sporca le superfici. Ogni centimetro della casa è una manifestazione fisica della follia di Pazuzu e dei suoi seguaci, insomma. Ma la sporcizia non è l'unico segno dell'orrore. La casa diventa il luogo dove Pazuzu e il suo gruppo di disadattati si abbandonano ad ogni tipo di comportamento disturbante. È qui che si svolgono i suoi rituali satanici, sacrifici di animali offerti a divinità oscure in cambio di potere. Secondo i racconti dei suoi seguaci, Pazuzu spesso uccide piccoli animali, uccelli o conigli, spargendo il loro sangue come parte di questi riti. Lì tutto è permesso. Persone che entrano come visitatori spesso si ritrovano a partecipare a comportamenti estremi. Droghe, autolesionismo, atti di violenza apparentemente privi di qualsiasi ragione. Gli amici di Pazuzu raccontano che era normale vedere persone tagliarsi, bere il sangue l'uno dell'altro e compiere gesti macabri come forma di rito. Il caos che regna nella casa non è solo il frutto della mente disturbata di Pazuzu, ma è alimentato anche dalla presenza di tutti i suoi seguaci, persone che come lui cercano di ribellarsi contro ogni tipo di norma. E tra tutti questi seguaci ci sono anche le sue due fidanzate, Amber Birch e Crystal Matlock, che partecipano attivamente ai rituali e agli atti di violenza. Non è raro che all'interno della casa le persone si abbandonino a scene di violenza improvvisa. Bottiglie rotte, urla, persone svenute sotto l'effetto di sostanze, colpi di pistola sparati senza preavviso. Questa è la quotidianità in quella maledetta casa. Nessuno è sicuro e nessuna regola sociale sembra valere. La casa di Pazuzu è un mondo a sé, un luogo che incarna la distruzione e l'autodistruzione. Questa casa però non è solo il luogo di degrado e rituali. Col passare del tempo infatti diventa anche il teatro di omicidi. La prima vittima è Joshua Wetzler, di 37 anni. Un uomo con una vita relativamente normale, ma con alcuni problemi personali e legali che lo avevano portato a vivere ai margini della società. Nell'estate del 2009, Joshua scompare misteriosamente e la sua famiglia inizia a preoccuparsi. Per mesi non ci sono notizie di lui, fino a quando la verità sconvolgente viene alla luce. Pazuzu, in preda ad un delirio alimentato da droghe e dalle sue psicosi non trattate, decide di uccidere Wetzler senza un vero motivo. Secondo le ricostruzioni, Pazuzu gli ha sparato più volte, uccidendolo a sangue freddo. Il corpo di Joshua è stato poi sepolto nel giardino della casa, in una tomba poco profonda. L'omicidio di Wetzler non è il frutto di una lite o di un conflitto personale, è semplicemente un atto di violenza gratuita, dettato dal desiderio di Pazuzu di confermare il suo dominio sul mondo oscuro che lui stesso aveva creato. Ma Joshua Wetzler non è l'unica vittima. Pochi mesi dopo, nell'ottobre del 2009, Tommy Welch, di 36 anni, viene attirato nella casa di Pazuzu. L'uomo, tra l'altro, non viveva neanche tanto lontano dalla casa di Pazuzu. Anche in questo caso non c'è un motivo apparente per l'omicidio. Infatti Tommy viene colpito a morte da Amber Birch, la compagna di Pazuzu, e questo mentre l'uomo è seduto sul divano, ignaro del pericolo che lo circonda. Amber lo uccide con un fucile calibro 22, un atto che dimostra fino a che punto è arrivata l'influenza oscura di Pazuzu su di lei. I due omicidi sono compiuti con una freddezza davvero agghiacciante. Pazuzu e Amber seppelliscono anche il corpo di Tommy Welch nel giardino, proprio accanto a quello di Joshua Wetzler. Le tombe sono nascoste sotto un sottile strato di terra, ma nessuno sospetta che sotto la superficie di quella casa si nascondano tali orrori. Nonostante le voci che circolano nel quartiere e le stranezze ben note della casa di Pazuzu, la polizia non interviene subito. Per anni,
I corpi di Wetzler e Welch rimangono nascosti sotto il suolo del giardino, mentre la vita all'interno della casa continua come se nulla fosse. Pazuzu e i suoi seguaci si vantano degli omicidi, raccontando a conoscenti e amici ciò che hanno fatto, ma pochi li prendono sul serio. Ed è solo nel 2014, grazie alla testimonianza di alcuni ex amici di Pazuzu, che le autorità ottengono finalmente un mandato per perquisire la proprietà. Gli investigatori, accompagnati da antropologi forensi, iniziano a scavare nel giardino e ciò che trovano è davvero scioccante. Lì trovano i resti scheletrici di Joshua Wetzler e Tommy Welch, confermando le peggiori paure di coloro che sospettavano che la casa di Pazuzu fosse più di un semplice luogo di degrado. Le indagini rivelano che Welser era stato colpito ben 7 volte, 3 colpi alla testa e 4 al torso. Welch invece era stato freddato con 2 colpi alla testa. Entrambi gli uomini erano stati uccisi senza alcun motivo apparente, solo per soddisfare il delirio di potere e distruzione che aveva consumato Pazuzu e le persone che lo circondavano. La scoperta dei corpi segna finalmente la fine del regno di terrore di Pazuzu Algarad. La sua casa viene chiusa e successivamente demolita, ma la comunità di Clemmons rimane profondamente segnata. Nella spirale di follia e violenza che caratterizza la vita di Pazuzu, 2 figure chiave emergono al suo fianco e sono Amber Birch e Crystal Matlock, come vi dicevo prima. Queste 2 donne non sono solo semplici seguaci, ma diventano le sue compagne, o come lui stesso le definisce, le sue spose spirituali. Amber e Crystal svolgono un ruolo fondamentale nella vita e nei crimini che trasformeranno la casa di Pazuzu in un vero e proprio incubo. Amber Birch, tra le 2, è la figura più attiva e centrale. Incontra Pazuzu poco dopo il diploma, alla Rock Hill High School, nella Carolina del Sud. All'inizio sembra una ragazza normale, ma una volta entrata nel mondo oscuro di Pazuzu, la sua trasformazione è immediata e inquietante. Amber adotta rapidamente il suo stile di vita estremo. Smette di lavarsi, si raschia le sopracciglia e persino si lima i denti, emulando così l'aspetto mostruoso del suo partner. Non è più solo la sua fidanzata, ma diventa una sua estensione. Qualunque cosa faccia Pazuzu, lei lo segue ciecamente. Nel contesto della Casa degli Orrori, Amber non è solo una spettatrice. È coinvolta attivamente nei rituali satanici, nei sacrifici di animali e nella follia quotidiana che definisce la vita all'interno di quella casa. Lei e Pazuzu formano una coppia che incarna il caos assoluto. Amber partecipa con entusiasmo alla loro ribellione contro ogni regola della società. Gli amici di un tempo di Amber notano che la ragazza è completamente consumata dall'influenza di Pazuzu, come se fosse stata ipnotizzata dal suo carisma oscuro. Ma la vera profondità della sua complicità si rivela con l'omicidio di Tommy Welch. È proprio Amber che prende in mano il fucile calibro 22 e che con estrema freddezza gli spara la testa mentre lui è seduto sul divano nella casa di Pazuzu. Questo atto non è solo il risultato di un'adesione cieca ai desideri di Pazuzu, ma dimostra che Amber ha oramai completamente abbracciato l'oscurità. Dopo aver ucciso Tommy, Amber, insieme al suo compagno Pazuzu, seppellisce il suo corpo nel giardino della casa, come vi ho detto prima, sigillando così il destino della sua vittima e il proprio coinvolgimento nei crimini. Crystal Matlock, l'altra sposa spirituale di Pazuzu, ha un ruolo meno centrale, ma comunque significativo. Anche lei viene attratta dal mondo contorto di Pazuzu e finisce per diventare parte del suo gruppo ristretto. Sebbene non partecipi direttamente agli omicidi, il suo coinvolgimento non è meno inquietante. Crystal si occupa di aiutare e nascondere i corpi, in particolare collaborando alla sepoltura di Joshua Wetzler, la prima vittima. Nonostante il suo ruolo secondario, la sua complicità è evidente. Anche lei è intrappolata nella mente di potere e manipolazione che Pazuzu ha costruito intorno a sé. Amber e Crystal rappresentano l'estremo della manipolazione psicologica e dell'influenza negativa. Entrambe sono state attratte nell'orbita di Pazuzu attraverso una combinazione di disillusione sociale e bisogno di appartenenza. Per Amber,
Pazuzu è molto più di un semplice partner. È il leader di un mondo senza regole, dove tutto è possibile. Lei vede in lui una figura quasi divina, una guida verso una libertà distorta e violenta. Crystal, pur essendo meno coinvolta, condivide questa visione. Nel corso degli anni entrambe le donne diventano pedine essenziali nel piano di distruzione che Pazuzu ha messo in atto. Vivono con lui, condividono la sua visione caotica del mondo e contribuiscono attivamente a mantenere la Casa degli Orrori un luogo di pura anarchia. Amber e Crystal non sono semplicemente vittime della manipolazione di Pazuzu. Si sono immerse volontariamente nel suo mondo oscuro, partecipando attivamente a riti e crimini che non possono essere giustificati. Quando finalmente le autorità scoprono i corpi di Wetzler e Welsh nel 2014, sia Amber che Crystal vengono arrestate insieme a Pazuzu. Il loro coinvolgimento è oramai innegabile. Amber, in particolare, viene condannata per aver ucciso Tommy Welsh, mentre Crystal viene accusata di complicità per aver aiutato a nascondere i corpi. Il caso di Pazuzu Algarad è anche una testimonianza scioccante di come le autorità abbiano ripetutamente fallito nel prevenire le tragedie che si sono poi consumate all'interno di quella maledetta casa. Tra il 2009 e il 2014, gli indizi di ciò che stava accadendo al 2749 Knob Hill Drive erano ovunque, ma le forze dell'ordine non sono riuscite a intervenire tempestivamente. Se avessero agito prima, le vite di Joshua Wetzler e Tommy Welch si sarebbero potute salvare. Gli errori delle autorità iniziano già dal 2010, quando iniziano a circolare le prime voci sugli strani avvenimenti all'interno della casa di Pazuzu. I vicini riportano comportamenti sospetti, suoni inquietanti e persino la presenza di animali morti trascinati all'interno dell'abitazione. Nonostante ciò, la polizia non prende sul serio tutte queste segnalazioni, trattandole come pettegolezzi o semplici stranezze, rifiutandosi così di approfondire ulteriormente. La prima occasione mancata, significativa, sia quando Pazuzu viene accusato di complicità nell'omicidio colposo di Joseph Chandler. Joseph Chandler viene trovato morto vicino al fiume Yadkin nel 2010 e anche se Pazuzu Algarad non è direttamente responsabile della sua morte, beh, ospita il sospettato nella sua casa e nasconde informazioni cruciali alla polizia. Questo crimine poteva essere il campanello d'allarme che avrebbe portato le autorità a scavare più profondo nella vita di Pazuzu, ma invece l'uomo viene condannato solo alla libertà vigilata e il suo comportamento violento e disturbante viene praticamente ignorato. Sempre nel 2010, Cynthia Lawson, la madre di Pazuzu, accusa suo figlio di averla aggredita fisicamente. Secondo i rapporti della polizia, Pazuzu l'aveva strangolata, quasi fino a soffocarla durante una lite. Amber Birch, la sua fidanzata, avrebbe preso parte all'aggressione picchiando Cynthia. Ma anche in questo caso, la madre di Pazuzu ritira tutte le accuse e lui riesce nuovamente a sfuggire a gravissime conseguenze legali. Nonostante questi segnali d'allarme sempre più chiari, le forze dell'ordine continuano ad ignorare la gravità della situazione. Tra il 2009 e il 2014, quindi, la polizia conduce diverse perquisizioni all'interno di quella casa, in risposta delle numerose segnalazioni di comportamenti inquietanti, incluso l'uso di droghe e la crudeltà verso gli animali. Ma ogni volta le indagini si rivelano superficiali. Un punto di svolta cruciale avviene nel febbraio del 2010, quando Stacy Carter, ex fidanzata di Joshua Wetzler, si rivolge alla polizia dopo aver sentito da un amico che il corpo di Joshua potrebbe essere sepolto nel giardino di Pazuzu. Wetzler era scomparso da circa 6 mesi e le voci sui corpi sepolti nel cortile della casa iniziavano già a diffondersi. La polizia ottiene quindi un mandato di perquisizione, ma la ricerca condotta è poco approfondita, un po' come avevano fatto fino ad ora. Avevano addirittura chiamato delle unità cinofile per cercare di effettivamente scoprire se vi erano dei resti umani, ma i cani non avevano trovato nulla. L'odore di decomposizione e la sporcizia nella casa
hanno reso difficile per i cani rilevare i corpi. La polizia se ne va così, senza scavare più a fondo, lasciando i corpi di Wetzler e Welch nascosti sotto il suolo. Questa indagine fallita è uno dei momenti più critici di questa storia, un'occasione persa che avrebbe potuto fermare Pazuzu prima che la sua follia portasse ad altri atti di violenza. Un'altra occasione persa si verifica nel novembre del 2011, quando la madre di Pazuzu decide finalmente di parlare con la polizia. La donna racconta loro di aver sentito uno sparo nella casa nell'ottobre del 2009, poco prima della scomparsa di Tommy Welch. Cynthia afferma di essere scesa dal piano di sotto e di aver visto Amber Birch con un fucile in mano, accanto ad un uomo che sembrava essere stato colpito. Nonostante questa inquietante rivelazione, la polizia non riesce a condurre un'indagine completa. Per ragioni oscure, Cynthia si rifiuta di permettere alle autorità di perquisire la casa e, senza la sua collaborazione, l'indagine si arena nuovamente. Passano quasi 3 anni prima che le autorità ricevano la svolta necessaria. Nel settembre del 2014, Matthew Flower, un ex amico di Pazuzu, si fa avanti con le informazioni di cui vi ho parlato prima. Flower scopre che la sua fidanzata, Dixie Rox, era stata coinvolta nella sepoltura del corpo di Tommy Welch nel 2009. Dixie ammette di aver visto il corpo e di aver aiutato Amber Birch a scavare la fossa. La sua testimonianza scioccante porta finalmente le autorità a ottenere un nuovo mandato di perquisizione. E da lì, tutto quello che ne è seguito dopo. Ebbene, tutti questi errori lasciano una scia di dolore e frustrazione, soprattutto per le famiglie delle vittime che hanno trascorso anni e anni senza sapere che cosa fosse accaduto ai loro cari. Martha Wetzler, la madre di Joshua Wetzler, ha espresso la sua rabbia per il modo in cui le indagini sono state gestite. La comunità di Clemmons nel frattempo deve fare i conti con il fatto che un uomo come Pazuzu sia riuscito a vivere tra di loro per diversi anni e del tutto indisturbato. Il 28 ottobre 2015, Pazuzu Algarad viene ritrovato morto nella sua cella nel Central Prison di Raleigh, North Carolina. Si è tolto la vita tagliandosi il braccio sinistro, probabilmente utilizzando uno dei suoi denti limati come un'arma improvvisata. La sua morte è ufficialmente classificata come un suicidio. Con questo atto estremo, Pazuzu sfugge definitivamente alla giustizia, lasciando dietro di sé una scia di domande senza risposta e un senso di sollievo misto a frustrazione per tutti coloro che volevano vederlo pagare per tutti i suoi crimini. Dopo l'arresto del 5 ottobre del 2014, in seguito quindi al ritrovamento dei corpi di Joshua Wetzler e Tommy Welch nel giardino della sua casa, Pazuzu Algarad era stato trasferito in una struttura ad alta sicurezza per motivi di sicurezza. Le autorità temevano infatti che potesse essere in pericolo a causa della sua notorietà e soprattutto della natura scioccante dei crimini di cui era stato accusato. Nonostante il suo isolamento in carcere, la sua salute mentale continuava a peggiorare. Pazuzu, che era già affetto da schizofrenia e tendenze psicotiche, si trovava quindi in uno stato di isolamento quasi totale, il che probabilmente esacerbava la sua condizione. Anche in prigione non era mai sfuggito completamente al caos che lo aveva consumato per tutta la vita. La notizia del suo suicidio ha colpito profondamente le famiglie delle vittime, che speravano di vedere Pazuzu Algarad affrontare la giustizia in tribunale. Martha Wetzler, la madre di Joshua Wetzler, ha descritto il suicidio di Pazuzu come una via di fuga codarda, aggiungendo: «Spero che bruci all'inferno». Per molti, la morte di Pazuzu ha significato la chiusura di un capitolo orribile, ma ha lasciato anche una profonda frustrazione per l'impossibilità di vederlo affrontare direttamente le conseguenze dei suoi crimini. Ma il suicidio di Pazuzu non è privo di domande irrisolte. E se Pazuzu non si fosse tagliato il braccio con il dente, ma con un altro oggetto, come avrebbe fatto questo oggetto ad entrare in carcere, soprattutto in una zona di massima sicurezza? Ebbene, le circostanze della sua morte rimangono ancora avvolte nel mistero e la mancanza di trasparenza da parte delle autorità carcerarie ha alimentato non poche speculazioni.
C'era chi riteneva che Pazuzu avesse sempre pianificato di porre fine alla sua vita, scegliendo così di sfuggire alla giustizia piuttosto che affrontare il processo che lo avrebbe quasi certamente condannato alla pena di morte o all'ergastolo. Per alcuni, il suicidio di Pazuzu è visto come il suo ultimo atto di controllo. Durante tutta la sua vita, aveva manipolato e soggiogato le persone intorno a lui, e togliersi la vita prima di affrontare un processo può essere interpretato forse come un modo per mantenere il controllo sulla sua narrazione. Con la sua morte, Pazuzu si è sottratto alla giustizia umana e il suo caso ha lasciato molte delle sue azioni e motivazioni senza una spiegazione chiara. Le famiglie delle vittime non hanno mai avuto la possibilità di vedere Pazuzu rispondere delle sue azioni, lasciando un senso di vuoto e incompletezza. La morte di Pazuzu ha anche rappresentato un fallimento per il sistema carcerario. Per un individuo così instabile, era necessario adottare precauzioni aggiuntive per impedirgli di commettere atti così estremi, ma non è stato così. La morte di Pazuzu ha posto fine alla sua vita, ma non ha cancellato l'orrore che ha lasciato dietro di sé. Le ferite causate dai suoi crimini sono ancora vive nella comunità di Clemmons e il ricordo della sua casa degli orrori continua a perseguitare chiunque l'abbia conosciuto. Quando la storia di Pazuzu Algarad inizia a diffondersi, non ci vuole molto perché diventi un fenomeno mediatico. I dettagli grotteschi che emergono, la casa degradata trasformata in un vero e proprio inferno, catturano immediatamente l'attenzione del pubblico. La stampa locale nazionale inizia quindi a seguire il caso con un'intensità che lo trasforma rapidamente in uno spettacolo mediatico. La figura stessa di Pazuzu diventa il simbolo perfetto per i titoli sensazionalistici. Tutti questi dettagli sono come benzina sul fuoco per i media, che presentano Pazuzu come un leader di culto satanico che ha intrappolato un gruppo di seguaci in un mondo di depravazione e caos. Questa rappresentazione di Pazuzu come una figura demoniaca, in parte reale e in parte mitizzata, affascina e terrorizza allo stesso tempo. L'immagine di un killer satanico che opera in una tranquilla comunità cristiana diventa un argomento irresistibile per i notiziari, che trasmettono senza sosta servizi e aggiornamenti sul caso. Molti media si concentrano sugli aspetti più scandalosi e inquietanti della vicenda, enfatizzando il suo rifiuto delle norme igieniche, i sacrifici e la sua apparente devozione alle forze oscure. In breve tempo, quindi, Pazuzu Algarad diventa sinonimo del male stesso e la sua storia si diffonde ben oltre i confini della Carolina del Nord. Ma dietro questo spettacolo sensazionalistico si nasconde una realtà molto più complessa che viene esplorata in modo più approfondito nel documentario del 2019 intitolato The Devil You Know. Questa serie cerca di andare oltre i titoli sensazionalistici e cerca anche di esplorare non solo i dettagli macabri dei crimini di Pazuzu, ma anche il contesto sociopolitico che ha permesso a una figura come lui di prosperare per così tanto tempo. Patricia, ovvero la regista del documentario, evita di ridurre Pazuzu ad una semplice caricatura di un mostro satanico. Invece, la serie si concentra su come le gravi malattie mentali di Pazuzu, combinate con il suo isolamento sociale e la mancanza di interventi da parte delle autorità, in realtà abbiano creato una tempesta perfetta che ha portato quindi alla tragedia. Intervistando persone che conoscevano Pazuzu stesso, e lo conoscevano fin da bambino, oltre a ex amici e seguaci, The Devil You Know cerca di far luce sulle dinamiche che hanno portato alla creazione di uno dei criminali più noti della Carolina del Nord. Uno dei punti cruciali trattati dal documentario è il fatto che Pazuzu era molto più di un leader di un culto satanico. Le sue convinzioni erano un miscuglio caotico di satanismo, occultismo e interpretazioni contorte dell'Islam, ma erano soprattutto espressioni di una mente profondamente disturbata. Patricia e il suo team evidenziano come Pazuzu utilizzasse tutte queste credenze per manipolare e controllare le persone che gli stavano intorno, creando così un'aura di potere oscuro che affascinava gli emarginati che cercavano di sfuggire alla rigidità della società. Il documentario fa anche emergere come Pazuzu fosse in realtà un bugiardo patologico, spesso reinventando il proprio passato per adattarsi al personaggio che voleva interpretare in quel momento specifico.
Raccontava alle persone che suo padre era un sommo sacerdote in Iraq e che lui stesso era un emissario di forze demoniache. Molti dei suoi seguaci, che erano attratti dal suo carisma oscuro, credevano alle sue storie, abbracciando così la vita caotica che lui offriva loro. The Devil You Know non si limita ad esaminare la figura di Pazuzu, ma esplora anche il ruolo dei media nella sensazionalizzazione del caso. Nel documentario viene anche analizzata la figura di Amber Birch e quella di Crystal Matlock, le complici e le compagne di Pazuzu, e soprattutto sul come siano state attratte da questa vita apparentemente priva di regole. La storia di Pazuzu non è solo un racconto di terrore, ma un'opportunità per riflettere su quanto sia importante riconoscere segni di malattie mentali gravi e soprattutto intervenire prima che sfuggano al controllo. È un invito a migliorare i sistemi di salute mentale e a fornire il supporto necessario a chi ne ha veramente bisogno, affinché tragedie come queste non si ripetano mai. Ed è così che si conclude la storia di Pazuzu Algarad. Siamo arrivati alla fine di questo video, miei cari freaks. La storia di Pazuzu Algarad è una storia che conosco da qualche anno e che mi ha sempre scioccata, letteralmente. Una storia ricca di violenza, follia e fallimenti sistemici. Dietro ogni dettaglio macabro ci sono centinaia di vite spezzate e anche domande su come tutto questo sia potuto accadere senza che nessuno intervenisse in tempo. E voi, che cosa ne avete pensato di questa storia? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Come sempre, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un piccolo like per aiutare il mio canale a crescere e a far sì che possa raccontare ancora storie come queste. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Io vi ringrazio, ve l'ho già detto, per aver guardato questo video, ma ve lo ridico ancora e vi dico alla prossima! Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!